Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina politica. Giovanni Legnini resta fiducioso sulla sua vittoria alle prossime regionali, ribadendo che le frequentissime visite di ministri del centrodestra e del Movimento 5 Stelle in Abruzzo nelle ultime settimane sono sintomo di paura. L'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha rivolto un appello agli abruzzesi, ricordando che vengono prima gli abitanti della regione rispetto ai temi nazionali. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Si sta animando in Abruzzo una politica propagandistica che cerca di deviare dal merito questa competizione elettorale. I ministri sono venuti almeno 30 volte nella nostra regione perché sono preoccupati dalla forza del progetto che abbiamo messo in campo. Credo che la crisi politica che investe il governo giallo-verde è evidente e Lega e 5 Stelle proiettano in Abruzzo quello che è un conflitto insanabile che porterà a nuove elezioni dopo le europee. È un vero e proprio jacuzzi a centrodestra e 5 Stelle, quello di Giovanni Legnini, che resta fiducioso sulla sua vittoria alle regionali di domenica prossima. La Lega e 5 Stelle litigano a Roma e proiettano sul loro campo di battaglia, che è l'Abruzzo, i loro conflitti, maschera le divisioni enormi che ci sono nel centrodestra, che loro provano a ricomporre occultando, nascondendo qual è la posta in gioco in Abruzzo, che chi farà il presidente, se sarò io, se sarà Marsiglio o se sarà la Marcozzi, e non gli affari e le vicende dei partiti romani. Noi abbiamo presentato solo progetti concreti, siamo portatori di un progetto forte, affidabile, credibile. Abbiamo incontrato decine di migliaia di cittadini abruzzesi, cresce la fiducia, cresce il sostegno per i nostri candidati e per la mia candidatura, e siamo fiduciosi sulla vittoria finale. Se stanno sempre qui, se sono venuti più di 30 volte, se hanno impiegato quasi 50 giorni del tempo che avrebbero dovuto dedicare al governo, agli interessi nazionali, perché sono preoccupati e perché vogliono mettere in ombra la scelta di una candidatura, quella del senatore Marsiglio, che come è noto appartiene alla destra romana, a Roma è nato, è cresciuto, ha fatto politica e non si capisce perché possa essere proposto, come possa guidare la nostra regione. Fuori da Palazzo di Città a Pescara, così come era accaduto ad Atri il 3 febbraio, domenica, in occasione della visita del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, come detto, fuori da Palazzo di Città questa mattina sono comparse, le vedete, le mani ormai famose a testimoniare, insomma, la vicinanza ai migranti e il contrasto alle politiche messe in campo dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Questo pomeriggio proprio a Palazzo di Città ci sarà la conferenza stampa a tre dei tre leader del centrodestra, vale a dire Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi per Forza Italia e Matteo Salvini per la Lega. Così la rete Oltre il Ponte ha realizzato con arte resistente le installazioni artistiche che vedete, denominate Mani che annegano. L'installazione, dicono gli ideatori, serve a ricordare al ministro dell'Interno che le vite delle persone ci stanno a cuore e che vogliamo che nessuno muoia in mare. Le immagini delle mani che annegano sono ormai diventate anche virali sulla rete con migliaia di like e condivisioni. Proseguiamo adesso con la politica, andiamo proprio in casa del centrodestra, perché tra le liste che sostengono Marsiglio c'è il Movimento Azione Politica, grande novità nell'alveo proprio del centrodestra, con tanti candidati giovani e altri provenienti dalla società civile e dalle professioni. Sentiamo. Zelli, mancano poche ore all'appuntamento elettorale di domenica, continuano ad arrivare nella nostra regione esponenti politici nazionali, ma questo centrodestra sta dimostrando di tenere moltissimo proprio alle elezioni in Abruzzo del 10 febbraio. Più si parla di Abruzzo, io ricordo sempre che negli ultimi due anni abbiamo visto l'Abruzzo su Striscia la Notizia, le Iene, il Gabibbo, insomma bisogna ritornare a parlare in maniera positiva e bella dell'Abruzzo, quindi anche riportare i tre leader che non si parlano dal 4 marzo insieme a noi, tra parentesi, su uno stesso tavolo, secondo me è una cosa molto importante, e chiunque dica il contrario lo fa solo per maniera strumentale, insomma.
Lezioni importanti per la nostra regione, poi ci saranno le amministrative, le europee, ma molto dipenderà proprio da come saranno e andranno a finire queste regionali e da quello che sarà il risultato delle regionali. Sì, è così, è anche per questo insomma che abbiamo tutta questa attenzione addosso. È chiaro che le europee sono alle porte più che le amministrative, perché poi qui c'è una differenza di visione. Chiaramente per noi la cosa più importante sono le prossime amministrative di maggio, per i partiti nazionali chiaramente le europee. E tra le più grandi novità di queste elezioni regionali c'è proprio Azione Politica, questa formazione nata da qualche mese ma che sta raccogliendo grandi consensi. Tanti giovani avete avvicinato alla politica, tante espressioni della società civile. Sì, noi siamo un po' in controtendenza perché crediamo che la politica sia anche qualcosa di diverso, non crediamo nei personalismi dei partiti, nei personalismi della politica. Secondo noi la politica deve tornare a essere di tutti, cioè dobbiamo riportare, noi stiamo cercando di riportare le persone alla politica e di sfatare questo mito dell'antipolitica e della cattiva politica che cavalcano i 5 Stelle solo perché gli fa comodo, chiaramente. Noi abbiamo esattamente l'obiettivo contrario, invece quello di far tornare la politica a essere di tutti e quindi di portare le persone a votare, di portare le persone, come abbiamo fatto noi, a decidere il programma della regione e a scegliersi i propri candidati. Quindi Azione Politica è l'unico movimento veramente civico di questa tornata elettorale, perché è l'unica che ha preso le firme dei cittadini per poterci partecipare come avrebbero dovuto fare tutti quanti. Quindi noi insomma con orgoglio arriviamo al 10 febbraio insomma, pensando di fare veramente un ottimo risultato. Adesso andiamo ad Atessa, cambiamo argomento e ci occupiamo di cronaca, perché un ordigno è stato fatto esplodere dopo la mezzanotte all'esterno del bar poker in località Saletti. La deflagrazione, avvertita anche a chilometri di distanza, ha danneggiato il gazebo esterno in legno e chiuso da pareti in vetro antisfondamento, causando danni per decine di migliaia di euro. Il servizio. È stato un uomo incappucciato a posizionare l'ordigno sotto la pedana della veranda che poco dopo mezzanotte è saltata in aria con tutti gli infissi e il mobilio. Secondo attentato al bar poker di Contrada Saletti di Atessa a distanza di 3 anni lungo la provinciale 119. Il boato ha svegliato i residenti oltre allo stesso titolare che dormiva in una delle camere al primo piano dell'edificio raggiunte dalle schegge che hanno frantumato i vetri di finestre e balconi. Non mi faccio intimidire, ha dichiarato l'uomo ai cronisti sul posto. Ai carabinieri della compagnia di Atessa che indagano sull'accaduto, l'esercente ha tuttavia riferito di non aver mai subito minacce. I militari stanno recuperando tracce del potente ordigno, la cui deflagrazione è stata avvertita fino alla vicina Sevel. Le immagini filmate dalle telecamere della videosorveglianza mostrano un uomo incappucciato che dopo aver piazzato la bomba è fuggito in auto con un complice. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Casoli. Non si è sviluppato nessun incendio, ma i pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza l'area e abbattere parti pericolanti della struttura esterna al locale, che non è stato danneggiato, tant'è vero che l'attività ha riaperto solo con gli spazi interni alle 4 del mattino per la clientela della Val di Sangro. Andiamo a Teramo. Dopo anni di battaglie, il Teatro Romano sarà recuperato e reso fruibile per eventi e per passeggiate quotidiane. La richiesta di approvazione del progetto definitivo verrà portata in Consiglio Comunale entro il mese di marzo con soluzioni strategiche che mettono tutti d'accordo. Ci racconta di più Tania Bondici Castelli. Dopo l'ex manicomio, anche il Teatro Romano di Teramo comincia a prendere corpo e vita. L'approvazione del progetto definitivo, che prevede il suo complessivo recupero, sarà votata in Consiglio Comunale entro il mese di marzo. L'ultima versione del progetto, elaborato dallo studio Bellomo di Palermo, mette tutti d'accordo, amministrazione, cittadinanza, associazioni culturali e sovrintendenza. L'idea portante è quella di collegare il tessuto urbano adiacente con il sito archeologico attraverso camminamenti pedonali ed una piazza. Un teatro antico in pietra da 600 posti da utilizzare per eventi ma anche per passeggiate quotidiane. Il suo recupero è stato frutto di battaglie ventennali a partire da Marco Pannella, che prese particolarmente a cuore il monumento simbolo di Teramo. Finalmente abbiamo un'amministrazione che mantiene le promesse elettorali che si erano impegnate per la verità anche l'opposizione a portare avanti questo progetto, perché c'è il pericolo di perdere il milione e mezzo di finanziamenti del MIBACT che abbiamo preso tramite il ministro Franceschini e soprattutto grazie a Marco Pannella che
ha avuto sempre un amore immenso per la nostra città. Quello che noi vogliamo è che si vada avanti speditamente, il sindaco ha recepito questa intenzione sia nostra che delle 16 associazioni che hanno firmato il documento. E ecco, il nostro auspicio è che veramente, finalmente, dopo 24 anni di battaglie che l'associazione ha portato avanti con sit-in, proteste, buttandoci anche sotto al camion per non far disperdere il patrimonio della memoria della nostra città, tutti i reperti che erano, adesso sono sistemati dentro al teatro, e questo è l'impegno che noi portiamo avanti, ripeto, con finalmente la nostra città si è riscoperta che i cittadini amano Teramo, e questo è il segno più bello. Il sindaco Gian Guido D'Alberto ricorda a tutti che questo è proprio l'ultimo treno. Subito dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto di recupero del Teatro Romano, si procederà agli ultimi espropri circostanti e all'abbattimento dei palazzi Adamoli e Salvoni. Tornerà così a vivere l'antica cavea. Adesso l'erosione della costa con il comune di Casalbordino che sta affrontando l'ennesima emergenza. L'opportunità di una soluzione definitiva, spiegano dal comune, è data dal progetto Ancora, ma i costi sono proibitivi. Nel frattempo la regione Abruzzo, dopo i sopralluoghi e la riunione urgente di martedì, ha stanziato 2.224.000 euro per interventi di somma urgenza nei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto, Pineto, Silvi, Francavilla e appunto Casalbordino. Sentiamo. Violenti mareggiate, costa abruzzese in ginocchio e conseguente stato di calamità come misura che la giunta regionale abruzzese chiede al governo per ripristinare le condizioni di massima sicurezza ed eliminare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità, soprattutto in aree interessate da strutture balneari e piste ciclabili. La necessità è sempre una, il ripristino di arenili per ricostituire i giusti livelli per l'utilizzo turistico balneare, proteggere la costa con interventi mirati e barriere frangiflutti, investendo somme ingenti ma improrogabili vista l'emergenza erosione. Se a nord è Martinsicuro a contare i danni più seri, a sud è Casalbordino a manifestare preoccupazioni irrisolte da anni. Entro breve saranno appaltati fondi regionali per 600.000 euro che ricostruiranno per circa un chilometro le barriere sommerse orizzontali alla costa, non più efficaci. Ma non basta. Il sindaco Filippo Marinucci si appella al progetto Ancora, analisi di rischio della fascia costiera della regione Abruzzo, redatto in collaborazione con l'Università dell'Aquila, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale e la Sapienza Università di Roma. Un progetto di difesa totale, ma dai costi per adesso improponibili. Andiamo avanti, il comitato regionale blocca il progetto della centrale di biometano a Collarmele, siamo nella Marsica, ora si passerà dal comitato via, sentiamo il servizio di Cristin Santucci. Una novità per quanto riguarda il territorio di Collarmele, ovvero c'è stato uno stop da parte della Regione Abruzzo, uno stop almeno al momento momentaneo che riguarda il progetto relativo alla costruzione di un impianto di biometano proprio sul territorio comunale di Collarmele, almeno fino alla valutazione di impatto ambientale. Questo impianto è prossimo a un altro impianto già esistente, è prossimo a un altro impianto che comunque è sempre in fase di conferenza di servizio in Regione. Quindi mi sembra, come dire, una violenza esagerata nei confronti di un territorio, quello di voler impiantare tre centrali di tal genere in un chilometro e mezzo di territorio. Quindi abbiamo posto le nostre eccezioni, abbiamo avuto anche dei partner istituzionali e varie associazioni che ci hanno dato una mano da questo punto di vista, il Comune di San Benedetto dei Marzi, il Comune di Pescina, il WWF Montano, la dottoressa Ranalli, il dottor La Casa Santa, Walter Delle Coste, il consigliere regionale Maurizio Di Nicola, insomma ci hanno aiutato a enucleare quelle che erano le criticità dell'intervento, e la Regione insomma ha deciso di rinviare a via questo investimento. A Lanciano da domani verrà ripristinata la viabilità ordinaria in via De Crecchio dopo che i lavori di pavimentazione di Corso Trento e Trieste si sono spostati nella zona di Villa delle Rose. Sentiamo.
Da venerdì 8 febbraio verrà ripristinata la viabilità originaria in via Luigi De Crecchio a Lanciano e in via Dalmazia, dove sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del pavimento nel tratto di Corso Trento e Trieste che incrocia le due strade. Lo rende noto l'assessore alla mobilità Francesca Caporale, che annuncia l'installazione della segnaletica. Saranno quindi ripristinati il senso unico in via De Crecchio e la corsia preferenziale riservata agli autobus, il senso unico in via Dalmazia e anche in via Cesare Battisti nel tratto compreso tra via Dalmazia e via De Crecchio, con la possibilità di sostare in entrambi i lati della strada. Sì, ad eccezione di Velle delle Rose, nel quale gli operai stanno ancora lavorando per la pavimentazione, via Dalmazia riaprirà il traffico da venerdì mattina, quindi su via Luigi De Crecchio si tornerà a transitare a senso unico, ad eccezione dei bus che hanno la corsia loro riservata. In questa maniera la viabilità a Lanciano Centro tornerà ad essere perlomeno quella che era simile a prima dell'inizio del cantiere, speriamo che possa essere gestita in maniera migliore rispetto ai mesi precedenti, insomma, dove qualche problemino l'abbiamo avuto, ma si è risolto con il tempo. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di uno spettacolo di beneficenza, Stelle del Firmamento Internazionale del Pattinaggio Artistico e Solidarietà si incontrano sabato a Roseto per la 34esima edizione di Sport per la Vita, l'appuntamento è alle 20:30 al Palamaggetti. Sabato a Roseto torna l'appuntamento, il 34esimo con Sport per la Vita, il gran galà internazionale di pattinaggio artistico. Sport per la Vita rappresenta il testamento spirituale della sua ideatrice Licia Giunco, sensibile insegnante e dirigente sportiva che negli anni ha saputo dare vita a un progetto che ha toccato i cuori di migliaia di persone. Ci sono atleti veramente di spessore internazionale in questa manifestazione? Sì, tutti i campioni del mondo in carica del pattinaggio artistico e delle varie specialità, quindi singolo femminile, maschile, coppia danza, coppia artistica, solo dance, poi gruppi coreografici provenienti da più parti d'Italia, nonché una parata di apertura con 14 società, tutte le società d'Abruzzo quasi che hanno aderito a questa iniziativa. Ad ogni edizione la manifestazione abbraccia le finalità di un'associazione o di un progetto da sostenere. Quest'anno il connubio è con il Centro Regionale di Fibrosi Cistica dell'Ospedale di Atri e poi con l'Unitalsi per la sezione abruzzese. È una manifestazione che ci porta parecchio visibilità e anche un rientro economico non indifferente che noi utilizziamo sistematicamente per il centro o per acquisire macchinari o per formazione professionale del personale che è lì dentro, cercando di alzare la qualità del centro stesso, del centro regionale di fibrosi cistica. Quali sono le attività del centro? Si svolgono tutte le attività sia di screening, ovviamente inviando le provette nei laboratori specializzati e quindi di seguire tutto il percorso di un malato di fibrosi cistica per agevolargli la vita normale, per portarlo il più possibile a una normalità nella sua attività, perché la malattia è abbastanza pesante da un punto di vista anche fisico. Abbiamo quasi il 60% di pazienti adulti sui 110 che si sono seguiti presso il centro e questo è un dato importante perché fino a 20 anni fa c'erano aspettative di vita che si aggiravano sui 15 anni, quindi c'è un grosso passo avanti con la ricerca e questi soldi possono essere destinati sia in quell'attività che in un'attività di ricerca. E siamo così arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando della Serie B e dunque del Pescara, perché si avvicina a grandi passi la sfida di domenica pomeriggio allo Zaccheria di Foggia, emergenza in casa Pescara in vista del match. Ieri infatti si è fatto male anche Gaston Brugman e considerando anche le squalifiche di Gravion e del Grosso per Pillon non sarà semplice trovare la quadra. Intanto si va verso il cambio con i biancazzurri che vareranno il modulo col trequartista e le due punte. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Emergenza piena in casa Pescara e non solo, perché la sfida di Foggia è di quelle delicate. Lo stop di Gaston Brugman mette ancora più in difficoltà il tecnico Pillon, che in settimana per la prima volta ha provato il cosiddetto piano B.
ci sarebbe arrivato comunque magari, ma è evidente che le 5 sberle rimediate domenica sera hanno accelerato l'iter verso il 4-3-1-2, ma ci sono assenze a pesare in maniera importante, perché in difesa mancheranno per squalifica Gravillon e Del Grosso, e se il primo sarà sostituito da Campagnaro, che farà coppia in mezzo con Scogna Miglio, per sostituire l'esterno Mancino bisognerà dirottare Balzano su quella parte di campo con Ciofani largo a destra. In mezzo il problema accusato da Brugman ieri in allenamento, distorsione alla caviglia destra, non è l'unico, perché anche Canute niente ha fatto brillante col Brescia, solo oggi potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni di squadra, anche lui a causa della caviglia. Se non dovesse farcela sarà Bruno a prendere il suo posto con Melegoni e Memusche a guardargli le spalle. Ma la curiosità sarà soprattutto per cercare di capire in quale modo questa squadra assimilerà in poco tempo un nuovo sistema di gioco che prevede un trequartista, Marras è favorito su tutti, ad interpretarlo benché non sia il suo. Secondo Pillon anche l'ultimo arrivato, Riccardo Sottile, sarebbe in grado di prendere quella porzione di campo, ma il ragazzo arrivato dalla Fiorentina è in bianco-azzurro da troppo poco tempo e il tecnico ha bisogno di avere un giocatore fidato, e Marras lo è, per provare un sistema differente dal solito. Diciamo che in attacco posso ricoprire più ruoli, posso fare esterno a destra, l'esterno a sinistra, posso fare il ruolo di trequartista o seconda punta, che è un ruolo che comunque ho sempre fatto negli scorsi anni, sia in Primavera sia a Firenze. Non ho problemi, io gioco dove dice il mister e dove chiede, dove necessita il mister, e naturalmente se il mister mi dice: Riccardo, in questa partita fai l'esterno o il trequartista, non è assolutamente un problema, anzi. Davanti le due punte, Mancuso e Monachello, per ritrovare un feeling con la vittoria che manca dall'ultima gara del 2018, quando nel secondo tempo il Delfino spazzò via una Salernitana avanti 2-0. Davanti si troverà il Foggia di Padalino, arrivato in corso d'opera a sostituire il Grassadonia, ma finora la scossa vera e propria non si è ancora vista. Anche in casa rossonera ci sono dubbi sul modulo, o il tridente con Kragl, Galano e Iemmello, oppure il ritorno al 3-5-2. Al Pescara serve un risultato positivo nella prima di due trasferte consecutive e delicatissime. E allora andiamo proprio in casa del Foggia, dove è tornato Leandro Greco per il giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma. Si tratta proprio di un ritorno in Puglia, visto che coi Satanelli aveva giocato già nella passata stagione. Ascoltiamolo. C'è la voglia di lottare per raggiungere un obiettivo importante, e credo che poi a questo gruppo gli va dato atto, no? Che sta facendo qualcosa di importante, perché partire da meno 8 non è così scontato oggi, che sei lì, che stai lottando, che vai a Palermo, che cerchi di fare la partita, nel suo tempo forse meriti anche qualcosa in più, no? Quindi se non hai qualcosa dentro, certe cose non le raggiungi, anzi rischi già di essere retrocesso da molto tempo, per quello che hanno vissuto, anche il cambio d'allenatore, per un ambiente che comunque pretende sempre tanto, no? Però credo che proprio in questo momento qui il passo che si può fare tutti quanti insieme, no? Compresi voi, è quello di compattare veramente un ambiente, la gente, voi, noi, in un unico blocco, perché secondo me abbiamo delle potenzialità globali veramente importanti. Come vedi in questo caso questa volata, perché mancano non tantissime giornate da quella fine del campionato, e come si inserisce in questo vostro percorso poi la sfida col Pescara, l'importanza che può avere? Le partite sono tutte importanti adesso, e lo era anche quella con il Palermo, lo era quella col Carpi, perché inizi male col Carpi subentrano altri pensieri, no? Quindi diventano tutte importanti. Noi secondo me in questo momento è vero che mancano non tantissime partite, ma alla classifica gli dobbiamo dare solamente un'occhiata. Ci dobbiamo focalizzare su quello che è il Pescara, poi ci sarà il Padova, darci un piccolo step senza guardare la classifica, ma cercare di ottenere più punti possibili in queste mese. Poi più avanti guarderemo a che punto siamo e facciamo un punto della situazione, ma credo che sia fondamentale rimanere focalizzati su una partita alla volta. Sì, abbiamo fatto una partita completa secondo me, nel senso che abbiamo fatto un primo tempo di, soprattutto i primi 25 minuti di sofferenza, ma d'altronde abbiamo affrontato una squadra che sul piano
fisico, è una squadra che non c'entra niente con questa categoria, però abbiamo lavorato bene da squadra, siamo stati capaci di soffrire e poi nel secondo tempo secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, quindi abbiamo creato tanto, c'erano i presupposti per poter pensare di poter portare a casa qualcosa di più del punto, però credo che poi l'aspetto principale è la prestazione, è quello che abbiamo messo in campo sotto il punto di vista caratteriale e che in questo momento sicuramente è l'aspetto più importante. Adesso scendiamo di categoria, andiamo in Serie C in casa del Teramo che sabato pomeriggio alle 18.30 avrà uno scontro diretto al Bonolis contro i Rimini degli ex Gianmarco Piccioni e Manuel Ferrani. Per il centrocampista Lorenzo De Grazia la gara con i romagnoli e quella di martedì a Fano sono uno snodo fondamentale per la stagione biancorossa. Sentiamo. Ne parliamo in settimana perché poi dovremmo cercare di non ripeterle nelle partite future, quindi dentro lo spogliatoio se ne parla e in campo cerca di correggere gli errori commessi nella partita precedente. Che spiegazione vi siete dati? La spiegazione è quella che in 10 minuti abbiamo subito due gol stupidi, perché sono due gol che erano evitabilissimi, però niente, è così e andiamo avanti. Cioè, niente da parlare, bisogna solo lavorare e fare i fatti nelle partite successive. Un campionato abbastanza livellato, quindi con tutte è una partita difficile, però soprattutto queste due che ci aspettano sono due scontri diretti, diciamo, di importanza superiore e affronteremo nella maniera più giusta cercando di portare più punti possibili assolutamente. Alcune azioni le abbiamo create in partita sabato abbiamo avuto l'occasione del rigore che è stato bravo Zecca ad attaccare lo spazio e a procurarsi rigore, quindi alcune azioni le proviamo in settimana e poi cerchiamo di ripeterle in partita. Poi ci sono anche gli avversari che sono bravi a non farcele fare, diciamo, però quello è il nostro obiettivo. Scendiamo in Serie D, ieri recupero della 21esima giornata di campionato con il Pineto uscito sconfitto di misura dal campo del Matelica. Per l'allenatore biancazzurro Daniele Amaulo, tuttavia, la sua squadra ha disputato una buona prova. Il servizio è di Andrea Costantini. È difficile venire a giocare in casa del Matelica, è una cosa risaputa, in 11 partite ne aveva vinte 9 totalizzando 32 gol, quindi sono numeri importanti e sappiamo la forza del Matelica, però oggi sicuramente dal mio punto di vista non si espressa nel modo migliore, anche perché noi l'abbiamo imbrigliati bene in tutte le zone del campo pressandoli e quindi merito anche alla squadra che secondo me ha fatto un'ottima prestazione ordinata tatticamente e siamo ripartiti e forse ci è mancata un po' di incisività negli ultimi 16 metri, però l'abbiamo fatto con ordine. L'arco verde, se analizziamo i 90 minuti sicuramente è stata una partita equilibrata che il pareggio rispecchia come quello che si è visto nell'arco della gara. Probabilmente sapete tutti un po' qualche problema di infortuni ne abbiamo, quindi abbiamo fuori giocatori importanti come Amadio, Mazzei, Ciarcelluti, quindi l'organico adesso è questo e dobbiamo cercando di interpretare e trovare l'equilibrio e l'assetto tattico con i giocatori che abbiamo a disposizione, quindi secondo me era questo il modulo tattico, i giocatori giusti per affrontare il Matelica e l'abbiamo fatto bene, poi il risultato ci ha penalizzato, però i ragazzi secondo me hanno fatto una buona gara. Consideriamo che era per tutte e due le squadre una partita infrasettimanale, quindi recuperare le forze non è facile, però ci abbiamo provato, siamo andati vicino con Esposito, con la conclusione dal limite, abbiamo preso qualche calcio piazzato, ma le situazioni in quel momento, le energie, gli spazi ne erano poche, non era facile trovare la zambata vincente, soltanto un episodio poteva anche portare la gara in parità anche per noi, però così non è stato, però sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. È tutto per la edizione delle 14 del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Se volete trovate i nostri servizi on demand su YouTube e sul sito www.tv6.it. Buona giornata.